Il triangolo formato da Porta Maggiore, Largo Preneste e la piazza della Maranella racchiude il Pigneto. Roma non è bella soltanto per i suoi monumenti e per le sue zone centrali. La bellezza si può trovare, anche se in modo diverso, in alcune zone periferiche. Qualche anno fa nessuno sarebbe andato a vivere al Pigneto. Da un po' di tempo invece è esplosa la moda di questa parte della città. Le nuove generazioni di creativi impazziscono per la zona, un po' popolare, un po' rivisitata e ormai molto ristrutturata. Adorano ricordare ciò che rappresentò per il cinema italiano del dopoguerra. Molti dichiarano con orgoglio di abitare proprio in Veremondo Montecuccoli, dove venne girata la scena madre della corsa e della fucilazione di Anna Magnani in Roma. Aldo Fabrizi con ragazzo, fronte chiesa di Sant'Elena in via Casilina. Via nelle strade del quartiere non c'è solo questo fermento culturale, ma pure un arredo urbano non sempre bello da vedere. Ad esempio il ponte della Tangenziale che attraversa via Prenestina, un degli errori architettonici di cui anche una meravigliosa città come Roma è capace. Le case che affacciano sul cavalcavia della Tangenziale non sono certo fra quelle protagoniste della bolla immobiliare esplosa già da qualche anno, che ha fatto lievitare i prezzi della zona. Chissà, quando gli artisti cominciano ad abitare in un quartiere come era quello del Pigneto, spinti dagli affitti a buon prezzo e a un'ottima distanza dal centro cittadino, la parabola dei prezzi è tutta ascendente. Diventa esclusivo ciò che prima sembrava essere degradato. Il paesaggio si fa sfondo di una realtà urbana in crescita. I binari delle ferrovie aumentano il senso di transitorietà della periferia. Si aprono locali e si dà inizio a nuovi eventi. Si ristrutturano i negozi, i tavolini cominciano a occupare le vie pedonali. La gente passeggia lì dove prima sostavano cani randagi e qualche ubriaco. Riaprono al pubblico cinema che prima programmavano solo porno. Nascono teatrini e spazi per concerti, fanno la loro apparizione le prime stranezze della moda e del designer. Si riesce a specializzare con gli abitanti di sempre che raccontano storie del tempo che fu. Da malfamato ora è diventato un quartiere alla moda.
Qui si trova la casa dei Cesaroni, che nella fiction dovrebbe trovarsi alla Garbatella, ma nella realtà è in via di Villa Serventi, tra via Casilina e via Strabone. Grandiosi mausolei di Roma a forma di tumulo, contenuti in un poderoso tamburo circolare circa di 41 metri. L'ingresso si trovava sul lato opposto della via Prenestina e tramite un corridoio all'interno del tumulo si arrivava alla camera sepolcrale. Stiamo andando verso il regolamento di gestione del monumento naturale ex Snia Viscosa. Thank you.